Ciao a tutti e bentornati. Hugh Jackman in un nuovo film su Wolverine. Ancora? Sì. Vi racconto tutto dopo il video. È vuoto, meno male. È vuoto, quindi puoi sederti. Ok, vado a prendere la mia roba e torno subito. Corri, che qua rubano i posti come se fossero... Emilio, sì. Stai andando benissimo. Davvero? No. Ragazzi, io sto male, ho un qualcosa qua. Hai visto Goku? Dopo aver incassato 413 milioni di dollari al botteghino mondiale con Wolverine l'immortale, la 20th Century Fox è determinata a realizzare un terzo spin-off. Chiamali scemi. James Mangold sempre in cabina di regia e Hugh Jackman sempre protagonista. Secondo i nostri calcoli sarà l'ottava volta in più di 10 anni che vedremo l'attore australiano nei panni del mutante indistruttibile. Lui è indistruttibile. Ma noi? Vabbè. Comunque, per i molti fan, Hugh Jackman tornerà nei panni di Wolverine già a maggio, quando lo vedremo in X-Men, Giorni di un futuro passato, che, a giudicare da trama e cast, è forse l'episodio più emozionante della saga. Ve lo dico. Per oggi è tutto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale e sarete sempre aggiornati sugli ultimi trailer in uscita, no? Ciao, alla prossima!